La Filcams CGIL ha messo attorno al tavolo del GRA di Palazzo Gradari i soggetti coinvolti nella partita del lavoro stagionale negli ambiti di turismo e ristorazione della provincia di Pesaro Urbino. Sindacati che hanno ospitato associazioni di categoria e il sindaco Ricci in un'apertura di dialogo davanti al quesito del perché domanda e offerta continuano a trovare complicate convergenze fra datori di lavoro che lamentano la mancanza di manodopera e personale lavorativo stagionale che lamenta salari minimi ai limiti dello sfruttamento. Il primo problema è la capacità di retributiva, nel senso che ovviamente pensare che non ci siano forze lavoro sufficienti per poter andare a essere impiegati in questi settori è, come posso dire, motivato prevalentemente dal fatto che soprattutto nel lavoro stagionale in questi settori si scarica prevalentemente il lavoro precario di questa provincia e soprattutto c'è un tema retributivo. Non facciamo mistero che dal punto di vista dell'applicazione dei contratti, dal punto di vista della diffusione del part-time involontario e dal punto di vista anche del lavoro grigio, sono settori questi dove purtroppo anche nella nostra provincia rileviamo una diffusa presenza di questi fenomeni. Innanzitutto è importante mettere tutti gli attori intorno a un tavolo e quindi provare, come dire, a parlare insieme di quello che devono essere, potranno essere le prospettive per la crescita del settore in uno sviluppo però sostenibile non solo dal punto di vista ambientale ma per quanto ci riguarda dal punto di vista sociale. E quindi parlando di lavoro, che rispetto al quale non parla mai, del quale non parla mai nessuno, e di qualità del lavoro nel turismo, quindi lavoro di qualità, regolare, professionalizzante, sicuro e con percorsi anche di formazione continua. I due anni di pandemia hanno notevolmente stravolto il mercato del lavoro. È chiaro che le difficoltà per le imprese nel reperire personale sono evidenti e questo deriva da molti fattori. Da una parte ovviamente non possiamo che ribadirlo anche le difficoltà nel poter garantire un lavoro più duraturo, più stabile, perché comunque c'è una grossa incertezza e quindi di conseguenza una crisi soprattutto diciamo energetica che comporta una difficoltà maggiore per le imprese. E dall'altro ovviamente ci sono misure anche come il reddito di cittadinanza che dal nostro punto di vista andrebbero riviste perlomeno per cercare di andare incontro alle esigenze sia dei lavoratori che delle imprese. Noi come Confesercenti siamo impegnati da diverso tempo nella rivisitazione del contratto collettivo nazionale, però è chiaro che in questo momento se il governo non mette mano al cuneo fiscale, quindi cerca di ridurre un pochino il costo per l'impresa, è molto difficile per appunto le attività imprenditoriali, soprattutto nel settore del commercio, il turismo e dei servizi, poter garantire degli aumenti di salario. Il tema è che c'è effettivamente una carenza di personale, non solo nel turismo, non solo nella ristorazione, è cambiato il mondo. Nel turismo fino a pochi anni fa, soprattutto nel turismo stagionale, c'era la volontà da parte dei giovani, ma anche dei meno giovani, di fare la cosiddetta stagione, che poteva essere anche un'esperienza per avvicinarsi al mondo del lavoro. Oggi, forse per la scuola, forse per le famiglie, forse per un nuovo modo di intendere la vita, purtroppo questa esperienza nel mondo del turismo stagionale non si fa. La gente sì, preferisce fare la spiaggia, divertirsi, in un mondo come quello del turismo dove si lavora invece quando la gente si diverte, perché ricordo che nella ristorazione e nel turismo si lavora il sabato, la domenica, si lavora la sera e purtroppo molte delle problematiche che abbiamo nel nostro settore derivano proprio da richieste da parte di persone che vengono nei nostri locali per chiedere lavoro ma dicono non vogliamo lavorare la sera, non vogliamo lavorare il sabato, non vogliamo lavorare la domenica, cosa che ovviamente è incompatibile con il nostro mondo. E allora bisogna che incominciamo un percorso di, se vogliamo dire, educazione partendo dalle famiglie, partendo dalla scuola, soprattutto dalle scuole professionali ma non solo, facendo capire il valore del lavoro, il valore anche di esperienze lavorative che ti introducono al mondo del lavoro quando uno avrà completato il percorso degli studi.